mi appello al sindaco, metto in campo tutte le forze locali, invitando farmacista, dentista e chi diciamo si rende disponibile. Mi appello anche alla mia dirigente, la dottoressa Borgia, che in qualche modo dia il massimo di supporto, anche se in questo weekend, anche diciamo che non è proprio una passeggiata, diciamo, io penso che se volete uscire dalla zona rossa ci vuole un impegno anche da parte vostra per chiudere la partita con un numero significativo, perché la popolazione di San Giovanni Piattina non ha risposto nel modo desiderato alle file aperte. A quello che dico, diciamo, è massimo supporto dell'ASL, però se non facciamo un'azione forte io non avrò gli elementi per suggerire alla regione di chiudere la zona rossa. Cittadini, buongiorno. È appena finita la videoconferenza con il prefetto, col quale ho chiarito che nessuno prenderà multe per chi è andato a fondare l'affare tamponi, col direttore generale, con la dottoressa Rosa Borgia e le forze dell'ordine, che sicuramente avranno da lavorare molto di più in questo periodo, perché se non state a casa e uscite solo per andare a lavorare, chiarito che andate con la vostra certificazione, è possibile che qualcuno prenda delle multe. È già successo e questo non può succedere, perché è solo vostra responsabilità quella di rimanere a casa. Bene, il direttore generale è stato molto chiaro, ha detto che ha bisogno di tamponi. Più tamponi facciamo e più materiale da dare al governatore della regione Abruzzo per farci uscire da questa restrizione che è quella della zona rossa. Quindi mi raccomando, venite qui in via Garibaldi, venite anche qui sabato e domenica e troverò dei volontari che saranno qui presenti. Cercherò tra i professionisti del territorio, quindi gli odontoiatri, i farmacisti, qualche medico, anche io mi sono rivolto a qualche mio amico medico che sabato o domenica non lavora, per venirci a dare una mano, quindi vi aspettiamo, perché è importante andare a scovare gli asintomatici, perché sennò altrimenti non usciamo da questo giro vizioso che purtroppo porta a avere questo numero così grande di soggetti positivi conclamati con il molecolare. Perché la differenza tra quello che facciamo noi e il molecolare la conferma quello che facciamo noi, ma il molecolare lo richiede il medico curante a seguito dei pazienti che riferiscono di patologie che sono da correlare con il Covid-19. Quindi mi raccomando, venite qui in via Garibaldi. Grazie.